dalla Compagnia delle Ferrovie Nazionali di Francia nessun rispetto né dignità per gli ammalati. È la denuncia lanciata dal presidente di Unitalsi, Rocco Palese, durante una conferenza stampa. Palese ha fortemente criticato il trattamento riservato dalla rete ferroviaria francese che, dopo aver interrotto il viaggio di andata dei treni bianchi diretti dall'Italia a Lourdes, ha anche annunciato che il viaggio di ritorno non vedrà il transito sulla rete ferroviaria francese per due treni in partenza per l'Italia. Filippo Olivieri ha ascoltato a riguardo il giornalista lucano Nino Cutro in veste di volontario Unitalsi. È successo che purtroppo le ferrovie, c'è stato uno sciopero e dinanzi allo sciopero bisogna adeguarsi, per cui devo dare atto all'Unitalsi, al Presidente e tutta la Presidenza che hanno risolto nel miglior modo possibile. È chiaro che andare con i pullman, scendere dal treno, salire sul pullman, eccetera, ha creato disagi. Però, ripeto, la responsabilità è delle ferrovie francesi, il Presidente ha fatto una denuncia ufficiale. Forse al di là dello sciopero, perché il problema si pone anche per il ritorno, forse una maggiore attenzione, una maggiore sensibilità delle ferrovie francesi, soprattutto nel rispetto dei malati, non avrebbe bastato. Però è andata così. Pellegrinaggio molte volte è fatto anche di qualche disagio, quest'anno sono stati superiori. Come sono stati vissuti dai pellegrini? Comprensibile il problema. Fare un viaggio col pullman, scendere e salire sul treno, eccetera. Però è andato così. Bisogna solo sperare che il problema non si ripeta e che questo atteggiamento delle ferrovie francesi non diventi un fatto abitudinario, perché già per l'anno prossimo pare che ci siano dei problemi. I pellegrini e soprattutto i malati vanno rispettati.